Allora, siamo qui con Arnaldo Olivier, un ragazzo degli anni 60 che al momento del disastro del Vajont aveva 17 anni e quindi sentiamo la storia che ci racconta com'era Longarone e i giovani di Longarone, la vita del paese negli anni 60. Longarone era un bel paese, anche se povero ma bello. Certamente le nostre vallate erano tutte, l'immigrazione era il primo posto, ma noi giovani logicamente non sentivamo di questo, anche se messo a confronto di oggi c'era cose. Non posso neanche dire il confronto, perché eravamo felici con niente. Quindi giustamente quello che avevamo facevamo. Io venivo qua a scuola all'industriale di Longarone, quindi Amici a non finire, Marachelle a non finire, avevamo due cinema e certamente già andavamo quello comunale, perché c'era anche quello del prete, detto così, e se no prima si andava a quello, e la nostra vita scorreva felice, logicamente con i problemi che c'erano, ma con umiltà e tanta allegria. Quindi il paese, secondo me, io che l'ho vissuto prima e a confronto di quello di adesso, non ci sono paragoni, insomma, perché oltretutto alla ricostruzione di Longarone, tutta un'altra cosa. Le nostre case erano povere, ma avevano un significato, visto che eravamo stati annessi alla Repubblica Veneta, c'erano tanti palazzi che rispecchiavano La la storia. storia di Venezia. Quindi era qualcosa di eccezionale, si correva felici e contenti senza pensare a ciò che sarebbe accaduto nel 1963, insomma. E dopo quella sera eravate a vedere una partita in piazza di Longarone. No, allora io non ero di Longarone, non ero e non sono di Longarone, faccio parte del comune di Longarone, sono di Codissago. Codissago è sulla sinistra orografica, sotto la diga. Quella sera c'era la partita famosa di Coppa dei Campioni, chiamata così, adesso c'è Champions League, ed era Real Madrid contro Rangers Glasgow. Quindi logicamente, ecco, un'altra cosa che potevo dire prima, magari su Longarone, le televisioni erano solo sui bar, non avevamo la possibilità di avere una televisione in casa, erano pochi coloro che potevano averla. E quindi quella sera c'era questa manifestazione importante, perché da sportivi, da giovani sportivi, si andava a vedere al bar. Quindi mi trovavo al bar del mio paese, dove l'acqua è arrivata fino alle porte quella sera, e sul 2-0 del Real Madrid, quindi la partita non terminata perché terminerà col 4-0 del Real Madrid, qualcosa mi ha detto di andare a casa, cioè una specie di premonizione, non so, di far sì che andassi via. Quindi ho preso anche, sono stato deriso dagli amici, perché partire, lasciare una partita, no, La non metà. era un'abitudine. Quindi sono andato a casa, ho fatto tutto ciò che serviva per andare a letto e non ho fatto tempo, sono arrivato in camera, non ho fatto tempo neanche a tirar giù le coperte, che è andata via la luce, e un grande boato che dico sempre, non posso raccontarvelo, non posso dire, perché sembrava che il cielo fosse scaraventato sulla terra, insomma, un migliaia di bombe. Non posso neanche, perché forse è stata la frana prima, il rumore, poi l'acqua dopo, quindi è qualcosa di eccezionale. E ho sentito la mamma gridare subito il terremoto. Perché il terremoto? Perché dagli anni 60, quando c'è stato subito il collaudo della diga, il collaudo del lago, si innalzava, si abbassava il lago, quindi magari l'acqua entrava nella frana e asportava del materiale, e quindi c'erano boati tutti gli anni, tutti i Sempre, 3 anni sempre. da alcuni anni E prima. si diceva sempre che era il terremoto. Quindi che la sera la mamma dall'altra parte della camera ha gridato il terremoto. Io non so se ho fatto qualche passo in più al buio, e mi sono sentito l'acqua prendere e portare dalla camera fino al piano terra, e da là non so dove ero, insomma, ho cominciato a girare, sentirmi sbattere di qua e di là i detriti che mi arrivavano sulla schiena. Certamente quello che dico è successo in poco tempo, perché non sarei qua a raccontarlo, e non ho perso i sensi. Quindi giustamente, se sono qua è perché non ho perso i sensi, quindi pensavo proprio al cielo, ma arrivava tutto dal cielo questo affare. E poi, magari, se fossi riemerso, magari prendermi qualcosa di solido sulla testa e rimanere secco. Questo era il mio pensiero. Quindi l'acqua ha fatto il suo corso e poi ha cominciato a defluire. Premetto che la mia casa non è stata distrutta, perché
perché davanti a me avevo altre case che hanno attuito il colpo e quindi è entrata e poi ha fatto il suo e poi è defluita. Per qualche minuto questo? Per poco, perché poi l'acqua anche magari faceva, no, delle aperture, quindi mi pareva di respirare. Non lo so se è vero o no, ma insomma lo dico perché... E poi sono andato insieme con l'acqua. Ecco, se l'acqua mi avesse portato fuori all'esterno, quindi magari verso la valle, non sarei qua a raccontarlo. Invece sono stato sbattuto su qualcosa di solido della casa che è rimasta in piedi. E là, a tutto un tratto, sott'acqua, mi è arrivato addosso, che poteva essere un albero, un detrito qualunque, non so, se ho aperto le mani, è arrivata, era la mamma, quindi la mamma era dietro di me forse, e l'ho presa, l'ho fermata dall'onda, quindi l'onda è uscita e lei è rimasta con me. Quindi, e quindi l'ho presa. Non dava più segni di vita e, passando l'acqua, siamo rimasti fino alle spalle con detriti, con del fango. La cosa ancora più... Sommersi, fermi là, chiamando aiuto. La cosa più importante è che è stato il papà che, fortunatamente, dico, ha perso il tempo per accendere una candela, perché i tempi che furono, no, non avevamo le torce, si portavano la candela in camera in mancanza di energia elettrica. Ecco che lui ha perso il tempo necessario per lei e è arrivato, e quindi ha preso la candela e è venuto giù nell'acqua anche lui, guardando, chiamando. Mezzo e io fango, acqua, e lo stesso. E noi là, io chiamavo aiuto, aiuto, pensavo che fosse come che lui mi rispondeva da chissà da dove, invece era a pochi metri da me, insomma, ci ha visto e ha cominciato a togliere il fango, i detriti, siamo su, logicamente denudati, l'abbiamo portato su in alto e lui mentre la puliva dal sangue e dal fango, io mi sono trovato un paio di pantaloni, li ho messi su e sono tornato giù, l'acqua ormai era defluita quasi del tutto, ho trovato uno spiraglio della casa e sono uscito sempre al buio, perché qualcuno diceva che c'erano le stelle, io non mi ricordo. E poi la sorpresa è stata che appena uscito ho trovato subito da scalare quasi delle montagne di detriti, ma come mai che prima non c'era niente? Invece erano i detriti delle case che erano... E poi c'erano quei famosi legni che arrivavano dalla cartiera, c'era un opificio, no? La cartiera di Verona, che qui là sono arrivati tutti su... La parte bassa era tutta coperta, quindi hanno fatto un disastro enorme, sono stati quelli. E tanti forse sono stati anche, hanno ucciso delle persone, quindi anch'io ne ho aver presi di quelli. E chiamando aiuto ho sentito una voce, perché il nostro paese è un po' in salita, no? Tra salita e discesa, sopra una casa che dicevano... Madonna, se siete salvi, venite qua. Allora io sono ritornato indietro, sempre con tanta fatica, su e giù. Ho preso una volta i genitori, non mi ricordo più se sulle spalle, se abbracciati, ho fatto fare la stessa strada e li ho portati su questa casa. Siamo andati là, loro poverini, i primi soccorsi, sono stati quelli di fare, non so, una camomilla, qualcosa, insomma, no? Noi il nostro sangue correva ancora, insomma. E la fortuna invece è che proprio i soccorsi, cioè gli alpini che arrivavano da Pieve di Cadore, hanno avuto la possibilità in un paio d'ore di essere qua. Subito. Perché quelli che arrivavano da Belluno era impossibile arrivare. E hanno attraversato il Piave, logicamente hanno individuato i posti dove poteva essere successo. E li ho visti arrivare, quindi c'era un tenente medico con un infermiere, e là ci hanno dato i primi aiuti. Ha detto però, voi siete ancora in buon stato, dovete aspettare l'alba prima di essere portato in ospedale. E così è stato. Quindi alla mattina sono stati soccorsi e non mi ricordo più chi, se i vigili del fuoco o chi, e poi sono arrivati gli elicotteri della Setra che portavano la gente dall'altra parte e ci hanno caricato su un auto sicuramente e sono stato portato ad Auronzo di Cadore. Era l'ospedale più distante da qua, ma gli altri erano forse pieni, strapieni di feriti gravi, gravissimi, che poi forse qualcuno non ce l'ha fatta. E da là, appena arrivato, mi ricordo sempre una cosa, perché poi ho trovato quel medico del pronto soccorso, che era già il primario di Oderzo, l'ho trovato nel 94 dopo. Aveva parlato con uno dei miei amici là, a una riunione, ha detto che lui conosceva questo tipo, così così, si era morto. No, e tu è qua. Allora, abbracciati, mi diceva la cosa più importante che hai detto, appena dentro sul pronto soccorso, ho salvato la mamma. Questo me lo ricordo sempre. Non so quanto siamo andati in ospedale, perché io non volevo starci, perché le mie ferite non erano così gravi, così gravi, no? Però... Quindi tanta acqua, sì, perché sono state settimane senza bere, insomma, scorteggiato da tutte le parti, però ancora ero ancora vivo, insomma. E allora la mamma, che non stava ancora bene, che era, l'ho vista che era diventata come nera, insomma, era dalle botte che aveva, ci hanno lasciato e siamo venuti a casa. Da allora, dopo quanto più o meno? Un mesetto?
Forse sì e forse no, questo non me lo ricordo perché la memoria mia è labile, insomma, è andata nell'oblio come il Vajont. E arrivato che non ho più parlato della storia del Vajont fino al 1998, quando Longarone ha premiato i soccorritori con una manifestazione e là qualcuno è arrivato a casa mia, perché a dire la verità i superstiti, era il gruppo più forte era Longarone, insomma, che aveva, e quindi dalle altre parti non andavano forse, ma... E là è stata la prima volta che sono venuti, mi hanno detto che dovevo parlare, non ho parlato, ho fatto così come voi adesso, e dicendo le due o tre cose della mia testimonianza, insomma. Anche perché nel 97, siccome il Vajont era andato proprio nell'oblio, si è andato al cimitero, ci sono quelle tre frasi importantissime che rispecchiano, prima il fragore dell'onda, poi il silenzio della morte e mai l'oblio della memoria. Ecco, l'oblio era andato il Vajont, forse arrivava fino al Veneto, forse fuori del Veneto non andava. C'è stato quel famoso Marco Paolini, quell'attore, che nel 97 ha fatto la sua orazione, no? Il suo monologo, e da là ha dato questo impulso. Ecco che allora Longarone, il sindaco con le associazioni varie, hanno detto dobbiamo cercare di far comprendere agli altri, trasmettere, condividere con gli altri, quindi bisogna fare qualcosa, e hanno creato questo gruppo chiamato Informatori della Memoria, dove cerchiamo di far recuperare quel tessuto sociale, storico e culturale che quella sera è stato proprio tagliato in due parti, cioè è stato proprio eliminato, e trasmettere con tutti, condividere, e soprattutto con i ragazzi, i giovani, che un domani avranno la responsabilità di quello che faranno, dovranno andare a braccetto con la natura, non fare quell'errore grande che è stato, no? L'uomo con la natura, la presunzione, quell'arroganza che c'era, e cercare anche di voler bene, cercare di voler bene al valore del passato, della nostra storia, noi che l'abbiamo vissuto prima. Quindi il paese è scomparso e dopo è stato ricostruito un nuovo, però ha perso tutto quello che c'era, il legame tra la gente. Sì, ecco, c'era il nostro prete qua, Don Capraro, che diceva hanno costruito case, anche la chiesa, tutte le istituzioni, però non hanno costruito la socialità. Il Vajont quella sera ha tagliato questo, cioè l'unione tra noi. Quindi dopo il Vajont c'è stato anche, ecco, cerchiamo ancora adesso magari di ricomporre quello che è stato, perché anche tra noi superstiti c'è stato qualcosa che non andava, chissà il perché, il per come, ma proprio mancava la socialità, l'unione che c'era fino a poco tempo prima. E quindi noi diciamo sempre prima del Vajont e dopo del Vajont, come dire prima di Cristo e dopo di Cristo, per capire magari. E trovarsi tutti questi amici che sono persi, che dopo che non si hanno più gli amici che si avevano prima, com'è andata questa? È stato, dire la verità, io dentro di me, e dopo aver cominciato a parlare, che quel peso che avevo dentro l'ho mandato fuori, anzi mi sono contento anche di, tra virgolette, però gli amici, per trovarli adesso, quelli vivi, dobbiamo fare chilometri, chilometri, sono pochi qua, anche perché sono passati 60 anni e giustamente la vita fa quello che deve fare, e quindi abbiamo perso tutti, no? Li ricordiamo sempre perché vengono in mente i compagni di banco, i compagni di gioco, quelli che magari litigavamo, ma c'era l'unione, la socialità era proprio alle stelle, i giochi che si facevano. Ecco, il Vajont ha distrutto testimonianze delle nostre tradizioni, dei nostri usi, c'erano un sacco di usanze, di tradizioni che in un attimo sono scomparsi, insomma, come una mannaia che abbia tagliato qualcosa in due, insomma, no? Il prima e il dopo del Vajont. Ecco che io dico sempre, perché non accada più, e perché per ricordare bisognerebbe creare la coscienza nelle persone, perché questa, per far sì che un domani questi giovani non possano far qualcosa, anche se il progresso non si può fermare, ma andare a pari passo proprio con la natura, cercare di non sottometterla, di non violentarla. Ecco che si dice, no, la famosa, che l'uomo ha violato i segreti della natura, trasformandosi in un mostro, insomma. E quindi giustamente che sappiano cosa devono fare, bene o male che sia, ma cercare delle responsabilità che devono portarsi.
dove questo non è stato durante quei anni. Che messaggio daresti a questi 500 bambini che vengono da tutta Italia il 3 giugno? E cosa potresti dire a loro? Andate via con questo pensiero. Ma il mio pensiero è proprio quello che dicevo prima, perché non succeda più. Per mettere queste coscienze a posto e perché per creare un mondo meraviglioso e bello, ricordando però che la vita deve essere sopra di tutto questa, quella che non possa provocare ancora qualcosa di grave come il vaiolo. E quindi io dico sempre ricordare per non dimenticare. Della Monti, mi pare, o della Consonda, erano delle imprese che lavoravano per la Sale, che a noi ci diceva sempre che del Vajont c'è scritto tanto, si scriverà ancora, ma non si scriverà tutto. Quindi tutti quelli che sanno qualcosa è giusto che lo raccontino, perché giustamente se non c'è anche il confronto tra le idee, le varie idee, che poi la verità è una sola, no? Quindi portarle a come un divisore, insomma, nel senso di poterle trasmettere, condividere con tutte le persone, che siano grandi o piccoli, perché questa storia rimanga e deve essere ricordata. Perché qua noi abbiamo, non so se sapete, il nostro vescovo Muccin, che nel 64, nella sua lettera pasquale, mette proprio la faccia dicendo che ci siano o non ci siano le responsabilità penali. Ma la colpa è dell'uomo che ha voluto fare una diga, perché se non avesse fatto quella, Longarone, 5 paesi, 2000 morti, non ci sarebbero stati. Quindi ecco che tante volte bisogna pensare queste cose, insomma. Perché è giusto ricordare, perché non è l'evento naturale che volevano farci passare. C'è stata la mano dell'uomo che fino all'ultimo hanno cercato di nascondere. E hanno portato quello che è stato, perché sono colpevoli, anche se nessuno ha pagato. Abbiamo solo una cosa che possiamo essere contenti, tra virgolette, che la Cassazione ha dato la responsabilità all'uomo. Ecco, sappiamo che è stata colpa dell'uomo. Perché se è naturale l'evento che è caduta la frana, ma è colpa dell'uomo che ha voluto a tutti i costi creare qualcosa perché questo accadesse. Dove non doveva esserci. Non doveva esserci, perché tutto era prevedibile e fattibile. Perché anche un profano avrebbe visto gli alberi scendere con la frana, il rumore che ogni centinaia di rumori che diceva il terremoto famoso, oppure l'acqua che si sporcava, c'erano tutti gli elementi, ecco. E poi la famosa M di morte o di Müller, quella che indicava che ormai non c'era più niente da fare, solo che gli interessi erano così. No, qua la vita umana è stata messa da parte, la sacralità della vita è stata portata a che il profitto a tutti i costi prevalesse. È stata sepolta proprio. È stata sepolta la vita umana che da queste bramosie di soldi, di potere, e hanno così cercato di portare avanti perché dicevano è il progresso, la ricerca. Invece era il profitto a tutti i costi. Questo è il profitto mascherato da un sacco di altre cose. Da un sacco di altre cose. Adesso ho messo a piangere. Dove è stata via? Finché non va a passare. Quindi ecco adesso l'ho dei momenti che parlo perché tante volte i ragazzi non stai a annoiarmi, perché prima non parlavo mai. Sì, adesso è il discorso. Allora salutiamo tutti, ringraziamo tanto Arnaldo e lo aspettiamo quel giorno insieme a tutti noi. Ecco.